Ma che bella partita abbiamo assistito oggi, ma soprattutto finalmente abbiamo assistito il ritorno di Paolo Biondo, che quando c'è lui questi Borrachos sono veramente forti. Ormai Mariolo l'abbiamo messo da parte, non esiste Davide! Più. Guarda dov'è, già solo dell'intervista, guarda dov'è, non parla più. Andiamo spazio a fuori in rosa, Mariolo fuori in rosa. È seccato per il tunnel, gliel'ho fatto il tunnel. E l'ho visto questo tunnel, l'ho visto. Speriamo. Oggi Mariolo era riconoscibile. Mi sembra ti ha ammonito, mi sembra. L'arbitro ti ha ammonito. Poi per cosa? Per un forse protesta. Per protesta sicuramente. Che cazzo dice? Cos'è? Ha sbagliato, diciamo, come protestare. Il tono. Beh, comunque questi Borrachos volano. Senta la voce fuori campo. Mettiti in piedi. Questi Borrachos che comunque torna Biondo, ma cavoli che fa 4 gol. Ma grazie a voi. Perché se dovessi aspettare a Mariolo. Contro Mariolo. Comunque bella partita, molto combattuta. Ricordate un po' la finale che avete fatto tutto. E non era tanto solo combattuta la finale. Rispetto per gli avversari. Secondo me loro ci tenevano a vincere questa partita. Sì, appunto, diciamo per. Però diciamo che possiamo dire che la finale fu combattuta. La finale non fu tanto combattuta. 7-0 non è una partita combattuta. Cioè Dario, che cosa che mi fa gesti, non lo so. Che c'è? Si affronta. Salvo. Che vuol dire? Lo ripeto di nuovo, Salvo, le diamo. Comunque la notizia positiva è che è tornato il nostro amico Biondo. Salvo. Ci è mancato. Adesso con Biondo non è che siete un po' troppi. No, siamo una squadra. Non è che siete un po' troppi attaccanti. Chiaro Salvo. No. Abbiamo trovato il giusto equilibrio. Abbiamo trovato il giusto equilibrio. Le diamo. Falcone ha fatto la partita a Grecia. Ma comunque penso oggi tutti borrati. Sì. Abbiamo fatto. Ma che cosa vuole Luigi? Rompe le palle. Allora, Bobuccia è veramente innamorato. È collega di Serena, ora possiamo continuare la nostra intervista. Vabbè. E comunque. Paolino, come le trovate queste borracce? Si informa? Ma loro sono sempre stati in forma. Anzi, devo dire che da quanto che sono mancato io, sono stati sempre abbastanza. E dobbiamo sempre. Dico, sono stati sempre all'altezza, quindi non significa niente. Biondo non c'è stato Biondo, ritorno di più. E se mettessi Borrachos una dei candidati alla vittoria del girone? No, una dei candidati. Che ha detto diciamo no? Diciamo che. Che ha detto no? Mariolo. Noi ci crediamo sempre. È scontato. Noi ci crediamo sempre. Però Mariolo non è d'accordo. Vabbè, Mariolo è sempre pessimista della squadra. Parliamo della prossima partita. Vorrei parlare con Mariolo della prossima partita. Mariolo, dato che tu guardi solamente le prossime partite, non vuoi parlare, diciamo, del campionato, chi lo vince o no. Tu parli solo delle prossime partite. Come finirà? Dopo partita. Io parlo della prossima partita, anche perché quelle attuali le vinciamo tutte, quindi è certo. Prossima ne vinciamo pure tutte, quindi. Con chi abbiamo? Non si dice, porta bene, è vero. Non si dice. Ricordo, porta bene. Vabbè, comunque la faremo comunque 3 punti in salsa. Facili, ma ormai è uguale. Va bene. Comunque questi Borrachos alla fine. Siamo lo squadrone, dai. Ah, bella verità, non ci siamo capiti. Partiamo sempre male e poi cominciamo a carburare. È vero, perdiamo sempre. Bella, pizzuto. Va bene ragazzi, auguri di buona Pasqua, ci vediamo domani. Firefighters. Aspetta. Firefighters, poca cosa, dici, poca cosa. Va bene. Qua ci sono i riti dell'intervista. Non l'ha detto una volta. Non fare il copione, ormai tutte cose scritte. Ragazzi, buona Pasqua ancora. Ciao, alla prossima. Ciao.